Questa scultura fu al centro di un vero e proprio culto da parte dei maestri rinascimentali, primo fra tutti Michelangelo, che vide una grande energia nei muscoli e nella posa del torso. L'artista si ispirò molto a quest'opera, ponendola al centro della sua modernità. In quello che rimane della statua è stato più volte riconosciuto Ercole, soprattutto perché la possente figura è seduta su una pelle, simbolo dell'eroe greco. L'Afrodite Cnidia è una scultura marmorea opera di Prassitele, artista greco antico vissuto nell'età classica e attivo nel IV secolo a.C. Di quest'opera non abbiamo l'originale, ma moltissime copie di epoca romana che testimoniano il successo che ebbe nell'antichità. La statua rappresenta Afrodite, dea della bellezza, nel momento in cui, uscendo dall'acqua, raccoglie un panno appoggiato sull'anfora al suo fianco per asciugarsi. Gian Lorenzo Bernini è stato uno dei massimi rappresentanti del barocco italiano, un virtuoso della scultura fin dalle prime opere. Un esempio è il gruppo scultoreo di Apollo e Dafne, una delle opere giovanili dell'artista. La scultura raffigura un famoso episodio mitologico presente nelle Metamorfosi, poema scritto dal poeta romano Ovidio. Degas è conosciuto al grande pubblico principalmente come pittore, ma la realtà dei fatti è ben diversa. Nell'atelier dell'artista furono trovati, alla sua morte, circa 150 modelli in cera o in argilla che non vennero mai esposti. L'unica di queste opere a essere esibita fu la ballerina di 14 anni che vedete qui nella versione in bronzo, presentata da Degas alla mostra impressionista del 1881. La Venere di Milo venne scoperta da un contadino nel 1820 sull'isola di Melos, Milo in greco moderno, nelle Cicladi sud-occidentali. La statua è ancora oggi avvolta nel mistero. I pezzi mancanti e l'assenza di simboli hanno reso la sua identificazione molto difficile. A seconda che tenesse un arco o un'anfora, possiamo pensare ad Artemide, dea della caccia, o ad Danae, figura della mitologia greca. Questo affascinante gruppo scultoreo conservato al Louvre è opera del grande Antonio Canova, maestro nello scolpire il marmo. Ben rappresenta l'estetica e il gusto neoclassico sempre alla ricerca di un equilibrio perfetto delle forme. Le due figure protagoniste dell'opera sono amore e psiche nel momento che precede di qualche istante il bacio. Il Doriforo di Policleto, che tradotto sta a significare portatore di lancia, è una statua realizzata dallo scultore greco Policleto, attivo tra il 460 e il 420 a.C. Non si sa esattamente chi rappresenti, ma si pensa che sia l'idealizzazione dell'eroe Achille. La Nike di Samotracia ha colpito intere generazioni di visitatori, è un'icona che si erge maestosa in cima allo scalone progettato da Hector Le Fouel per il Louvre. La Nike è l'incarnazione della vittoria, resa divinità dai greci, rappresentata come una donna con le ali, pronta a prendere il volo o appena posatasi su di un basamento. La statua era collocata originariamente su una prua marmorea di una nave. Lo scriba seduto o scriba rosso è tra i più notevoli esempi d'arte egizia dell'antico regno. L'opera consiste in una statua di pietra calcarea dipinta che ritrae uno scriba al lavoro. Ciò che colpisce è la realizzazione del viso, con l'attento lavoro compiuto sugli occhi. Questi sono composti da un minerale chiamato magnesite bianca e venato di rosso, in cui è incorporata la pupilla in cristallo, accuratamente lucidata. I cosiddetti schiavi del Louvre sono due sculture realizzate da Michelangelo per il secondo progetto della tomba di Papa Giulio II, quello stabilito con la famiglia della Rovere nel maggio 1513. Intrappolati, i due schiavi sembrano quasi opporsi alla materia stessa. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici e ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!